Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRD01 in pigiama oggi, incredibile, vero? Come state ragazzi? E oggi siamo sempre su Pokémon Nero. Andiamo subito, ragazzuoli bellissimi. Eccoci qua. Siamo arrivati qua. Mistralopoli, se ricordo, si chiama questa città, ragazzi. Abbiamo battuto il capo palestra. Quindi io direi di andare qui sopra e i riti. Ok. Gasparago, oh Ricky, e tu devi essere bella, giusto? Io sono Gasparago, Aralia, il padre della professoressa che vi ha dato il Pokédex. Attenzione, interessante. Piacere di conoscerla, sono veramente riconoscente a sua figlia. È solo per merito suo che mi sono messa in viaggio per esplorare nuovi orizzonti. Oh, bene, sono felice per te, ma ora non c'è tempo per parlare. Ricky, Belle, la situazione è questa. Alcuni membri del Team Plasma hanno battuto una parete e si sono intrufolati nella torre. Poi Silvestro e quei giovani di prima, ah sì, Como, si sono lanciati a tutta birra l'insegnamento dei Team Plasma. Ma però Faraglia, cos'è questa torre Draco Spino? Scusa, ho tralasciato la spiegazione più importante, la torre Draco Spino. È una torre antichissima, eretta prima ancora che Unova venisse fondata. Mi racconta che il Como leggendario attendesse in cima alla torre l'avvento di colui che persegue gli ideali. Allora, pensate anche voi di mettervi all'insegnamento del Team Plasma? Badate bene, però, che non sarà una passeggiata. Se pensate di proseguire, fate molta attenzione. Non si preoccupi, Ricky e Comor sono due allenatori davvero forti. Non è la prima volta che affrontano il Team Plasma. Beh, io magari non sono altrettanto forte. Mi resterò qui a proteggerla, che ne dice? Oh, grazie mille, belle. Ricky, conto su di te allora, vai alla torre. Prendi, non è molto, ma spero che possa esserti utile. Dolce Gatu, ragazzi, non mi ricordo cosa fa, però va bene. Comunque, mi piacerebbe davvero sapere cosa hanno in mente quegli invasati del Team Plasma. Ah, cura tutti i problemi di scala, di stato, ok. Ok, ora mi ricordo, ragazzi, ok. Andiamo. Ecco qui il primo del Team Plasma, ragazzi. Allora, usiamo in warp il primo. Che dite ragazzi? Sì, usiamo in bora, andiamo in bora. Ok. Poco fa sono passati un capolestra e un altro tizio. Se hai fortuna ti troverai faccia a faccia con la leggenda. Andiamo ragazzi. Ma qua si possono trovare i Pokémon selvatici? Cos'è? Non mi ricordo. Non mi ricordo, che cazzo è successo, fratello? Sembrerebbe che stia succedendo qualcosa in cima alla torre. Ricky! Oh, lì c'è una Pokémon. A quanto pare è possibile camminare anche sulle. Anche sopra le colonne cadute. Io rimetto l'insegnamento di plasma dopo. Ok, allora qui è possibile camminare. Ah, ok, ci stanno i Pokémon selvatici però. Golurk. Va benissimo. No, Golett. Va benissimo. Però io direi di mettere repellenti, ragazzi. Direi di mettere repellenti, quindi borsa. Repellenti max e let's go proprio, ragazzi. Voglio perdere tempo a. Con queste robe del genere. Iperpozioni con i Pokémon selvatici, ma voglio di perdere tempo. Quindi, ragazzi, andiamo avanti così. Ok, qui c'è Polvo Stella. Ma una domanda, ma noi possiamo. Ok, no. Andiamo avanti. Ok, c'è una scala della Madonna incredibile. Oh cazzo, ragazzi, allora. Stiamo andando in ordine. No, qua torno indietro. Ok, il primo no, ragazzi. Il secondo vado a prendere la Pokéball, va benissimo. È sempre qualcosa in più. La pietra brillo? La pietra brillo, ragazzi. Non dovrebbe far evolvere qualcuno? Evolve la pietra brillo, ragazzi. Lo sapete? Io non mi ricordo. Oh, andiamo qua. Quindi è terzo, ragazzi.
Ok, andiamo avanti. Sopra le scale. E c'è una porta, andiamo. Oh, attenzione. Silvestro, Ricky, ci penso io a questi. Tu vai pure avanti. Non ti preoccupare, ho tutto sotto controllo. Però non pensavo proprio che fossero così tanti. Che seccatura. Repellente è finito, ragazzi, quindi mettiamo il repellente. Una cosa molto importante. Ok, iniziamo, ragazzi, l'avventura a Torre Dragospia. Silvestro, Comor sono proprio dei seccatori. E poi ci sono io, ragazzi. Poi ci sono io, il bomber Ricky Watchog. Watchog, signori, Watchog. Io direi di usare una bella sberletese contro Watchog. Uno, due, va bene, due colpi, va bene. Super Zanna che dovrebbe farmi tanto. Mi dovrebbe togliere tanto, infatti. Infatti mi ha tolto tantissimo, ragazzi. Mi ha tolto 70, Tocca stare attenti a Watchog, Allora io direi di curare Pyro, ragazzi. Velocemente, proprio al fly. Subito. E manco mi ricordo dove cazzo è. Ok, acqua fresca. Va bene anche 50 e va bene anche 120, ragazzi, sinceramente parlando, va bene così, va bene così. Let's go, let's go, let's go. Io so forse il team plasma, me la passerà liscia. Cosa dice questo, ragazzi? Ma che cazzo è la dice? Non lo so, Leopard. No. Per l'elese dovrebbe essere super efficace, giusto? Lacerazione, va bene. Non mi ha tolto niente, benissimo. Ok, sì, super efficace. Fai tre colpi? No. Lui doveva fare due colpi, ragazzi. E il primo è andato. Vai. Esperienza per noi, ok. Ma non sono un po' meno questi team plasma, ragazzi. Ok, un altro sbadabello, questo qua. Anche tu sei qui perché pensi di essere forte e di poter vincere. Certo, capo. Ah, bello. Team plasma. Fraghi. Questo dovrebbe essere tipo quello sempre, giusto? Berletesi. Ok. Oh, una volta che ho fatto tre, ragazzi, attenzione. Bravissimo Pyro. Oh, intanto ci dà anche esperienza ai nostri Pokémon indietro, ragazzi. Ok, qui c'è un altro. E poi andiamo alla scrinata finale, penso. Noi viviamo perenne. Pensa se vivevano perenne. O per C, o per S, per Z, per A, per... Secondo me i nuovi Pokémon sarebbero fighi, ragazzi, Non so se avete visto le nuove leak dei Pokémon, una roba del genere. Però sarebbe figo. Ok, sberletese, ragazzi, intanto qua distruggo gli Leopard con due colpi, va benissimo. Rogue livello 36. Perfetto, un altro Leopard, ragazzi, sì, è easy, easy, ragazzi. Vai, sberletese ancora. Buonissimo, quanto sei forte, signor Pyro? Quasi livello 40 per Pyro, ragazzi. Quasi livello 40 per Pyro. Oh, attenzione! Attenzione, signori bellissimi! Attenzione! Attenzione, Palpitoad! Si sta evolvendo! In Seismitoad! Incredibile! Che cazzo di verso era, ragazzi, aiuto. Buono, ragazzi, buono. Oh, acido vuole imparare, attenzione. Io acido gliela farei imparare, E tolgo acqua anello, ragazzi. Acido è una mossa veramente buona, secondo me. Ok. Qui c'è un altro.
Pensavo fosse l'ultimo quello sotto, invece no, ragazzi. Ah, cazzo, non ho letto. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Scusate, ragazzi. Comunque, che mi raccontate come state, come state? Watchog. Sperando di attaccare prima e di ucciderlo instant, ragazzi. Ti prego, Imbor. Anzi, Pyro. Bravo. Gli fa 3 colpi almeno. Bravissimo. Mamma mia, ragazzi. Piero 40 per Pyro. Yes. Maresh 36. Krogorok. Ragazzi, si usa lui. Appena evoluto, ragazzi, si usa lui. Per forza. Oh, quanto è grosso. Ma è grossissimo, ragazzi. Prima abbassato l'attacco. Terzo. Prima è grossissimo Siemstob. Non l'ho mai usato. Che è grandissimo. Madonna. Ok. Straghi. Rimettiamo Pyro. Scraggy è solo buio, è anche lotta Scraggy. Forse, ragazzi, è anche lotta. Forse, non saprei, però forse è anche lotta. Vai, distrutto Scraggy. Ok. Va benissimo. Ma che cos'è? Ma che cos'è oggi? Che episodio è? Ma che episodio è, ragazzi? Un'altra evoluzione! Stavolta per Galvantula! Incredible! Quando cazzo è stato di livello, poi, scusate? Galvantula! Mamma mia, ragazzi, mamma mia! Vedere un attimo cosa su Galvantula. Attacco speciale 94, ragazzi. Devo togliere l'acerazione. Attacco speciale 94. Porca tro. Oh, c'è una Pokéball. Dente di drago. Cosa fa, ragazzi? Dente di drago. Ah, ok. Aumenta le mosse di tipo drago. Vabbè, ovviamente. Ha senso. Ha senso. Ok, andiamo all'uscita qua. Oh, cazzo. Allora. Non si deve andare di qua, ragazzi. No. Andiamo dall'altra parte, ovviamente. Poi di qua che c'è una Pokéball bella che ci sta aspettando con il cuore. Pezzo stella. Poi se noi andiamo un attimo di qua. Ok. Di qua. No, ho sbagliato di qua. No, ragazzi, mi sta girando la testa. Non sto scherzando. È qualcosa di inspiegabile sto posto. Di qua. Poi lì c'è una Pokéball. Revitalizzante, va benissimo. Scusa, là c'è una Pokéball, ragazzi. Aspetta, come la prendo? Ah, ho sbagliato, ragazzi. Allora, noi andiamo di qua. Poi andiamo qui sotto e prendiamo la Pokéball. Polvo stella, ok. Mi ero dimenticato di quella Pokéball, sinceramente parlando. Vabbè, no, succede, ragazzi. Allora, qua, andiamo di qua, scendi di qua e andiamo sopra le scaline. Ma ho sprecato un repellente max comunque per fare avanti e indietro su quel cazzo di coso. È tutto in fiamme. Sta succedendo qualcosa in cima alla torre. Una Pokéball, ragazzi. Elisir Max. Finalmente il nostro sovrano N diventerà l'eroe. Impossibile, come hai fatto ad arrivare fin qui? Forza, proteggiamo il nostro sovrano. Merda, ragazzi. O sei con il Team Plasma oppure sei contro il Team Plasma. Non c'è posto qui per te.
Nessuno potrà fermare la nuova alba di Ulma. E ora è tosta, ragazzuoli. Ora è veramente tosta. Uochoggam. Nonna. Spero che lo uccido, ragazzi. Se no è la fine dei Ricky, io ho detto. Ti prego. Tre colpi. Bravissimo Emboar, mamma mia quanto ti adoro. Ok, il primo è andato, ragazzi. Frogorok. Vai Frog. Vai vai signor Frog, è tutto tuo. Con il tuo surf, con la tua acqua, mi fai bere, incredibile, non muore male. La potenza va benissimo, non mi prego, ragazzi. Noi abbiamo surf. E Krokorok è andato. E dai, Roma. Ok, il primo è andato, ragazzi. Molto easy, devo essere sincero. Assurdo, come ho potuto perdere? Ma sappi che non sarò l'unico del Team Plasma. Finalmente il nostro sogno diventa realtà. D'ora in poi nessuno potrà più fermarci. Invece, eccomi qui. Il fermatore. Non so proprio come dirlo, però ho detto fermatore, non so neanche se esiste sta parola. Però dettagli, ragazzi. Intanto ci manda un bel Krokorok. E io ci rimetto la pelle, compagno. Forse no, ragazzi. Perché mi sa Krokorok è anche buio. Cioè è buio. E quindi addio. Andiamo, andiamo. Per le lenze comunque sta cariando, ragazzi. Posso dirlo. Posso dirlo che Sberletese sta accadendo? Hai fermato me, ma non potrei fermare gli altri membri del Team Plasma. Prendi questo, Plasma. Plasma. Vai, andiamo. Chi ci metti? Turbisce. Questo non so batterlo. Questo è un problemone. Il veleno, ragazzi, cosa è super efficace al veleno? Terra. Forse terra. Mi sa di sì terra. Vabbè, accumulo, abbiamo fatto, ragazzi. Non mi ha fatto niente di che, dai. Intanto noi ci aumentiamo la velocità con nitrocarica. Dai, signor Pyro. Ok, velocità aumentata, ragazzi. Buonissimo. Leopard, lascio lui e uso... Forse sono anche più veloce di Leopard, ragazzi. Infatti, Sberletese. E addio Leopard. Comunque, Leopard è un bellissimo gatto, ragazzi. Ok. Perfetto, ragazzi. Manca l'ultimo. Il nostro sovrano fonderà una nuova nazione. Vediamo un po' se riesci ad affrontare 4 lotte di fila. Ma io posso affrontare anche 20 lotte di fila. Ma io sono fortissimo. Watchog ancora. Ma il Team Plasma c'ha il Team Watchog, ragazzi. Cioè sembra, però esiste solo sto Pokémon per il Team Plasma. Ma è fortissimo come Pokémon. Perché caga il cazzo, raga. È veramente il cazzo, raga. Però vabbè. Frog livello 37 intanto, buonissimo. Buonissimo. Sei un osso duro, da dove prendi tutta questa forza? Dalle micchiappe. Per stavolta ti lasciamo passare. Hai capito? Ecco. Andate via. Ma era qua, ragazzi? Ma era qua che si catturava?
Guarda, Ricky, non è maestoso? Questo è il pomo leggendario che guiderà il mondo accanto all'eroe. Ora potrò recarmi alla Lega Pokémon con Zekrom per battere il campione. Sarà l'ultima lotta per i Pokémon, quella che metterà fine alle loro sofferenze. Finalmente potranno avere un mondo in cui vivere felici. Se vuoi fermarci, dovrai prima diventare un eroe. Solo se Reshiram riconoscerà il tuo valore, potrai affrontare me e Zekrom alla pari e avrai così una possibilità di fermarci. Allora, cosa pensi di fare? Secondo le mie previsioni, tu incontrerai Reshiram. Sarai forse tu, con l'aiuto e la fiducia dei tuoi Pokémon, l'incognita che manderà all'aria il mio piano di cambiare il mondo. Ora vai, trova Reshiram. Se ci tieni così tanto a proteggere il legame che unisce uomini e Pokémon, sono sicuro che anche lui, sotto forma di Chiarolite, ti sta aspettando. Ma dove si trova Reshiram, ragazzi? Cos'è? Non mi ricordo. Ricky, ma chi era quello? Che diavolo gli sta succedendo? Com'è possibile? Quel tizio era N, vero? Com'è accanto a lui c'era il Pokémon leggendario? Non può essere veramente lui l'eroe. E perché ti ha chiesto di trovare l'altro Pokémon leggendario? Calmiamoci intanto, usciamo di qui. La cosa più importante ora non è capire cosa è successo, ma qual è la prossima mossa da fare. Bravo Silvestro degli Yonkou. Non credo ai miei occhi. Il Pokémon Drago leggendario si è risvegliato. A quanto pare, quel tizio di nome Renne, il capo del Team Plasma, ha risvegliato il Pokémon Drago. E prima di sparire ha detto a Ricky di cercare l'altro Pokémon leggendario. Che cosa? Quindi ci sono due Pokémon Drago leggendari? Esatto, proprio così. Attenzione. Nardo, sei veramente tu? Da quanto tempo? Come stai? Non c'è tempo per i saluti. Quel fulmine violento che si è levato dalla torre è opera di un Pokémon così potente da poter distruggere il mondo intero. È il pazzo che lo controlla, vuole imporre a tutti di liberare i Pokémon. Non so se sia per paura o per devozione, ma non possiamo lasciarlo fare. E quello che ci aspetta sarà un mondo in cui i Pokémon allenatori non potranno più vivere gli uni accanto agli altri. Hai ragione, e non è tutto. N, il capo del Team Plasma, che ha risvegliato Zekrom, ci ha anche detto di cercare Reshiram. Secondo i miti, Zekrom devastò in un istante con fumi micidiali l'antica regione di Unima, insieme ad un altro Pokémon. N deve essere al corrente e ora si aspetta che noi gli portiamo l'altro Pokémon leggendario. Cosa? Ma risvegliare un Pokémon così forte è pericoloso. Sei davvero una ragazza gentile, ma purtroppo con gli altri Pokémon non abbiamo alcuna possibilità di riuscita. Si tratta di un Pokémon leggendario. Non piace nemmeno a me fare quello che N, o come si chiama, si aspetta che facciamo, ma non ci resta che cercare quel drago. Anzi, la sua pietra. Meglio che a trovarla siamo noi, piuttosto che il Team Plasma. Andremo a cercarla al castello sepolto che ho visto durante il mio viaggio per la regione. Ricky, ragazzi, andiamo! Va bene, allora pensate voi a trovare la pietra. Io esplorerò la torre. Chissà, magari riuscirò a capirci qualcosa di più. Vengo anch'io. No, tu no! Ho capito una cosa. In momenti come questi, solo se si ha la forza si può fare veramente qualcosa per gli altri Pokémon, umani che essi siano. E la mia forza è quella dei Pokémon. Dei miei Pokémon. Forza campione! Non perdiamo altro tempo. Ricky, la situazione si sta facendo davvero seria. Non sono sicura di aver capito bene cosa stia succedendo, però tu vai al castello del sepolto, vero? Hanno detto che si trova nel deserto della quiete e ci si arriva al percorso 4. Va bene, ragazzi. Ragazzi, spero che questa puntata su Pokémon Nero vi sia piaciuta. Lasciate like, condividete il video e iscrivetevi. E alla prossima, belli. Ciao, Kiki!